Ciao a tutti amici di Football Senate, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a fare il commento della 32esima giornata di Serie A. Una giornata che ha visto di nuovo uno stravolgimento clamoroso della classifica, soprattutto nelle zone alte, ed è una giornata che ci ha regalato emozioni incredibili come al solito. Ma prima di partire con il commento vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un mi piace a questo video e anche un commento con quello che ne pensate di questa Serie A che è veramente bellissima, seguirci su Instagram. E adesso direi proprio di partire. E partiamo a questo punto con la partita della capolista. Capolista non più a tutti i costi, mettiamola così, perché l'Inter dovesse vincere il recupero con il Bologna, passerebbe in testa, ma è ancora davanti in questo momento il Milan. Milan che però incappa nel secondo pareggio consecutivo. Ancora uno 0-0 la scorsa giornata contro il Bologna, questa giornata qui contro un Torino molto molto arcigno. Un Torino che ha fatto la sua partita ed è riuscito a fermare il Milan anche bene. Devo dire, il Toro sappiamo ha fatto un campionato molto buono all'inizio, molto altalenante alla fine, ma in queste partite qua si esalta sempre. Abbiamo visto anche nella partita con l'Inter che ha quasi rischiato di vincere. Ieri sera col Milan alla fine il possesso palla più o meno si equivale, i tiri sono esattamente identici. Un Toro che si era giocata quasi ad armi pari con i rossoneri. Milan che a questo punto, incappando in questo secondo pareggio consecutivo, va a fare un po' quello che l'Inter aveva fatto tra gennaio e febbraio, ovvero perdere punti importantissimi con un campionato che era diventato praticamente tutto nelle sue mani, perché se arrivati a 8 giornate dalla fine sai che vincendo tutte le partite ti porterai automaticamente in testa al campionato e alzerai fino allo scudetto. Diciamo che il campionato era tutto nelle mani del Milan, e adesso non è più così. Il destino, il proprio destino, ce l'ha nuovamente in mano l'Inter. Milan che già la scorsa giornata avrebbe potuto allungare e invece ha perso punti, questa giornata qua avrebbe potuto guadagnare punti sul Napoli e mantenere l'Inter a distanza, non è andata così. Vedremo, perché le prossime partite del Milan non sono sicuramente molto molto semplici. Milan che comunque non perde da un sacco di giornate, quindi questo quantomeno è un dato positivo. Milan che non prende ancora gol, sia per Maignan che è un grandissimo portiere, ma anche e soprattutto per Fikayo Tomori che sta facendo una prestazione sublime dopo l'altra. Dall'altra parte però c'è Gleison Bremer, un altro difensore spaventoso. Ieri sera ha fatto l'ennesima partita strepitosa della sua stagione e lo vedremo a breve calcare i più grandi palcoscenici d'Europa senza ombra di dubbio. Un Milan che a questo punto si avvicina tra l'altro anche ad essere la miglior difesa del campionato, perché l'Inter ha preso 24 gol, il Napoli ne ha presi 26, la Juve 28, ma il Milan 29, quindi sono più o meno tutti lì dal punto di vista delle migliori difese e anche sui migliori attacchi, con la Juve un po' più indietro e l'Inter un po' più avanti, ma più o meno ci siamo. Milan che a questo punto va ad affrontare le prossime giornate con un po' più di tensione, ma sappiamo che nei momenti di maggiore difficoltà la squadra di Pioli riesce sempre ad esaltarsi, quindi vedremo. Sicuramente per i rossoneri sono pesate tante l'assenza di Ibra, l'assenza di Bennacer e l'assenza di Rebic, che avrebbero potuto dare un contributo ieri sera, magari con i cambi che non sono stati sicuramente quelli che Pioli avrebbe voluto fin dall'inizio. Passiamo a questo punto alla seconda in classifica, ma forse prima, dipende da quello che farà contro il Bologna, stiamo parlando dell'Inter. Un Inter che sicuramente col derby d'Italia si è rigalvanizzata completamente, ha ritrovato tutto l'entusiasmo e tutta la spinta necessaria per ritornare a competere per lo scudetto, e questa giornata qui ha approfittato della sconfitta del Napoli e del pareggio del Milan per riportarsi subito avanti, e l'ha fatto tra l'altro prima di sapere cosa avrebbero fatto le altre avversarie. Un Inter che vince 2-0 col Verona, e vince molto bene 2-0 col Verona. È stata una partita che l'Inter ha giocato con grande consapevolezza, ha giocato molto molto bene da un punto di vista offensivo, le occasioni create sono state tante. Il Verona ha fatto
forse maggiormente gioco, però non è mai stato un gioco propriamente produttivo, se non per un paio di occasioni capitate sui piedi di Simeone, che però Handanovic ha prontamente neutralizzato. Un Inter che trova il gol di Nicolò Barella, un gol veramente bello di Nicolò Barella, trova il gol di Edin Dzeko, che ha anche rischiato la doppietta nel finale, ma è un Inter trascinato in lungo e in largo da Ivan Perisic. Partita strepitosa di Perisic, che fornisce due assist e avrebbe fornito anche il terzo a Dzeko se Dzeko non avesse sbagliato quel colpo di testa. Ma è un Perisic che è veramente A, in uno stato di forma clamoroso, B, un giocatore irrinunciabile al di là di quest'ultimo periodo per l'Inter. Sono due stagioni ormai che Perisic sta facendo la differenza su quella fascia. Un Perisic che era, tra l'altro, se ci pensate, fa anche quasi ridere pensarlo, era stato mandato in prestito al Bayern Monaco e in quell'anno ha vinto il triplete. Poi è tornato all'Inter, si è rimesso a disposizione di Conte prima e di Inzaghi poi, a giocare in un ruolo che non era prettamente suo, quello dell'esterna tutta fascia, ma che lui ha reinventato e che ha fatto e che interpreta forse il migliore in Italia ad interpretare quel ruolo lì attualmente, anche perché ci sarebbe sicuramente Robin Gosens, ma in questo momento sta in panchina dietro a lui. È incredibile quanto l'Inter abbia una fascia sinistra corposa. Tra l'altro Gosens che entra in campo e crea anche delle buone giocate. L'Inter secondo me deve rinnovare Perisic, deve assolutamente rinnovare Ivan Perisic, nonostante si sia già tutelato con Gosens, perché secondo me si potrebbe addirittura agire con uno da una parte e uno dall'altra, o Perisic seconda punta, insomma sono tante le opzioni, ma è un giocatore che l'Inter deve tenersi strettissimo e ci starebbero tanti tanti rimpianti secondo me in caso dovesse partire. Tornando però alla prestazione di squadra, mettiamola così, dell'Inter, un Inter che a questo punto si riprende in mano tutto quello che aveva perso tra gennaio e febbraio, e adesso anche con la Supercoppa già acquisita e la finale di Coppa Italia ancora raggiungibile dopo lo 0-0 nell'andata del derby, è un Inter che potrebbe quasi puntare a un triplete domestico. Diciamo un paio di mesi fa sembrava certo, ma un mesetto fa era veramente veramente impensabile. Quindi vedremo come l'Inter si rialzerà. Abbiamo visto un Inter sicuramente di alto alto livello. E a questo punto passiamo alla grande sconfitta di questo weekend, che è il Napoli. Napoli che esce sconfitto in casa al Maradona per 2-3 dalla Fiorentina, una Fiorentina che apre le marcature nel primo tempo con Nico Gonzalez e poi trova anche le reti di Iconé e Cabral, andando a segno con quello che dovrebbe essere il tridente titolare sulla carta, diciamo, di questa Fiorentina, perché poi ci sono giocatori come Sottil, giocatori come Piontek, giocatori come Kayekon che sicuramente scalpitano, e anche come Saponara che ha giocato titolare questa partita e che vorrebbero avere un posto da titolare, ma in teoria per qualità dei nomi e idee di gioco d'italiano questi qua dovrebbero essere i tre titolari, e sono andati tutti e tre in gol. Tra l'altro la rete di Cabral specialmente è veramente una rete spettacolare. Un Napoli che era riuscito a pareggiare inizialmente con Mertens dopo la rete di Nico Gonzalez. Mertens che entra in campo e segna subito sulla giocata splendida di Victor Osimhen, che lo ha liberato per andare a calciare. Poi Mertens sicuramente ci ha messo il suo, e poi però appunto arrivano il 2-1 e il 3-1 della Fiorentina. Sul finale non basta la rete di Victor Osimhen per pareggiare quantomeno questa partita. Un Napoli che ha creato tante occasioni, ma un Napoli che non ha veramente impensierito più di tanto Terracciano. Più che altro Osimhen ha avuto un paio di occasioni veramente importanti su colpi di testa, ma non è riuscito a indirizzarle verso la porta. Per il resto una partita abbastanza buona di Lorenzo Insigne, ma un po' spenta di Politano dall'altra parte. Zielinski e Fabian Ruiz non hanno fatto le loro migliori prestazioni. Quello che fa strano di questo Napoli, che è sempre stata la migliore difesa fino ad ora, anche proprio a livello di tenuta in campo, è prendere tre gol, specialmente tre gol in casa. Non una buona prestazione della difesa del Napoli, se non forse di Mario Rui, che è un po' l'unico che si salva. Zanoli ha sofferto abbastanza sulla destra e soprattutto la Fiorentina è riuscita a punire per vie centrali.
che con Koulibaly in campo non è mai una cosa facile, ma è stata molto molto brava la squadra italiana a sfruttare la profondità, a sfruttare la velocità e a sfruttare la tecnica dei propri attaccanti per riuscire a imporsi contro questo Napoli. Napoli che adesso si vede abbastanza attardato per lo scudetto, perché ha 2 punti dal Milan, perché ha pure i punti con l'Inter, ma con una partita in più. Quindi un Napoli che è virtualmente a meno 3 dalla vetta con 2 squadre davanti, si fa abbastanza complicata. Diciamo che adesso deve solamente pregare che le milanesi facciano qualche passo falso, e di certo non si può più permettere di fare passi falsi in Napoli. Quindi la squadra di Spalletti rischia adesso quella messa peggio, diciamo, delle tre. È ancora tutto in gioco, ma questo era un risultato che assolutamente non ci sarebbe voluto per i partenopei. Dall'altra parte, la Fiorentina si porta invece al settimo posto, scavalcando l'Atalanta e insidiando, avendo una partita in meno, le posizioni sia di Lazio sia di Roma. Quindi una Fiorentina che potrebbe addirittura puntare non solo a un posto in Conference, che attualmente dovrebbe essere il settimo posto, ma potrebbe addirittura puntare a un posto in Europa League, ovvero il quinto o il sesto, perché come nella classifica che vedete a lato, dovete considerare che dovesse vincere la Coppa Italia, una delle 3 squadre che va in Champions League scalerebbe, quindi non la Fiorentina, e in caso vincesse la Coppa Italia andrebbe benissimo, credo, accedere all'Europa League tramite la Coppa Italia, scalerebbero i posti in Europa League di uno, e quindi il sesto andrebbe in Europa, il settimo in Conference. Ok, detto questo, passiamo alla Juve, ed è una Juve che soffre, ma in realtà soffre più che altro per un'arcigna difesa del Cagliari, perché la Juve ha giocato una partita di dominio totale, 60% di possesso palla, 20 tiri verso la porta di Cragno, di cui 6 sono effettivamente entrati nello specchio, ma una Juve che non riusciva a sbloccare questa partita. Passa in vantaggio il Cagliari con l'unico tiro in porta della sua partita, una rete splendida di João Pedro, che ha cercato di mettere lo zampino per fare punti importanti per il suo Cagliari, che è attualmente salvo, ma con il Venezia dietro che ha una partita in meno potrebbe risprofondare giù in zona retrocessione. Però è una Juve che dopo lo shock iniziale dell'1-0 inizia a macinare gioco e a creare occasioni, tante 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 occasioni. Alla fine il pareggio arriva con la rete di De Ligt, dopo che ne era stata annullata una Pellegrini per un fallo di mano di Rabiot, sfortunatissimo, perché Rabiot si gira e si abbassa anche, però la prende lo stesso con il braccio e devia il pallone in rete, quindi gol annullato. Arriva appunto la rete di Matthijs de Ligt su cross di Cuadrado, e questo è uno schema che la Juve prova spesso, cross di Cuadrado su palla inattiva sul secondo palo. In questo caso De Ligt si stacca bene dalla marcatura dei difensori del Cagliari e poi insacca in rete. E poi, dopo ancora tentativi, tentativi e tentativi, arriva il 2-1 di Vlahovic nella maniera più fortunosa possibile, perché l'imbucata di Dybala è molto bella, però il tocco di Vlahovic è frutto di un rimpallo molto molto fortunato. Nonostante questo, il serbo mette a segno il 22esimo gol del suo campionato, che l'aveva momentaneamente sabato sera portato in vetta alla classifica marcatori, e mette a segno un gol pesantissimo per la Juve, che a questo punto rimette un po' di distanza tra sé e la Roma, con il Milan che ha pareggiato, Napoli che ha perso, e qualora l'Inter non dovesse vincere il recupero, a questo punto la sconfitta del Derby d'Italia non è così tanto influente per lo scudetto, perché vorrebbe dire essere a 6 punti di fatto dalla vetta. È complicatissima, è praticamente impossibile perché mancano troppe poche giornate, però la Juve comunque rimane lì in agguato, pronta a sfruttare qualsiasi defiance delle squadre davanti a sé. Passiamo a questo punto alla partita più sofferta di questo fine settimana, perché l'ultima in classifica, già retrocessa, la Salernitana, ha dato un filo da torcere incredibile alla Roma. Salernitana che sblocca la partita con una rete meravigliosa di Radovanovic, che tra l'altro non segnava in Serie A da una vita, ed era il giocatore che aveva effettuato più tiri in porta in Serie A senza trovare un gol, ben 100 tiri in porta senza trovare un gol. Trova finalmente la sua rete personale dopo tutti questi anni, ed è una rete veramente bellissima. A quel punto la Roma prova a ripartire, a cercare di trovare un gol, fa tanta fatica non solo
a trovare la rete, ma anche proprio a costruire le occasioni, alla fine la partita viene risolta da, mi viene da dire anche un improbabile, Carles Perez, che con un bellissimo mancino a giro riesce a trovare il gol dell'1-1. Una rete veramente inaspettata per un giocatore utilizzato molto poco da Mourinho quest'anno, un giocatore che non ha mai trovato la sua vera dimensione a Roma, che però regala questo gol importantissimo ai giallorossi. E poi sul finale arriva anche la rete di Chris Smalling, 4 minuti dopo quella di Carles Perez. Smalling che trova il suo ennesimo gol importante da quando veste la maglia della Roma, ne ha fatti veramente tanti, tra lui Mancini e Ibañez, sono tutti e tre difensori molto prolifici, e tra l'altro fa anche molto piacere perché ce l'aveva il Fanta, sia lui sia De Ligt, quindi proprio festa grande questa giornata vinta con i centrali di difesa. E comunque grande partita in questo caso della Roma, più che altro una Roma che ha saputo reagire nonostante sia andato sotto, ha saputo reagire alla sconfitta con il Bodo Glimt. Una Roma che quindi, diciamo, mette le prime basi per andare giovedì a vincere una partita che deve essere vinta. L'Olimpico deve assolutamente trascinare i giallorossi verso una vittoria, perché uscire contro il Bodo Glimt in Conference sarebbe, credo, inconcepibile, dopo aver perso 3 partite su 3, di cui una con un pesantissimo passivo di 6-1, la Roma non può non vincere di nuovo, non può non vincere contro il Bodo Glimt, non può perdere di nuovo. Quindi deve assolutamente la squadra di Mourinho battere il Bodo Glimt, e poi a quel punto, una volta arrivati in semifinale di Conference, è assolutamente fattibile anche a fine anno alzare il trofeo, e Mourinho sarebbe il primo allenatore nella storia a vincere Europa League vinta con lo United, Champions League vinta con il Porto e con l'Inter, e Conference League che potrebbe vincere con la Roma, ma questo lo vedremo. In ogni caso la Roma si porta a un abbastanza solido 5º posto, per cui in caso non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Europa League tramite la vittoria della Conference, comunque la Roma si tutela in questo modo in campionato. Ok, 2 parole veloci ancora su Lazio e Atalanta. Partiamo dalla Lazio, una Lazio che vince in scioltezza al Marassi, e non era una cosa così scontata perché al Marassi ci sono passati l'Atalanta che ha fatto 0-0 e l'Inter che ha fatto 0-0 da quando c'è la gestione Blessin. Invece una Lazio che fa una prestazione straripante sul campo di Genova, trova la rete ad Amarusic, trova la tripletta Ciro Immobile, ma è una partita fantastica di Lazzari, una partita ottima di Milinkovic, una partita ottima come al solito anche di Luis Alberto. Una Lazio che ha giocato veramente veramente bene e ha strameritato questa vittoria. Il Genoa ha avuto anche le sue occasioni, Stracoscia ne ha neutralizzate molto, specialmente nel primo tempo, però non è assolutamente bastato al Genoa, che ha anche trovato la rete dopo una grande giocata di Amiri e una sfortunata deviazione di Patrick. Però Lazio che assolutamente si impone, tiene il passo della Roma, rimane lì in agguato per un'eventuale qualificazione in Europa League senza i playoff. In caso dovesse invece arrivare una qualificazione in Europa League con i playoff, non credo sia comunque un grosso problema superare il turno per la squadra di Sarri, che sta veramente trovando adesso una sua dimensione, una sua continuità, e la sconfitta nel derby non ha rallentato troppo la corsa dei biancocelesti verso un finale di stagione assolutamente promettente. Chi invece ha trovato il suo finale di stagione molto compromesso è l'Atalanta. Atalanta che è sicuramente impegnatissima dall'Europa League, e fa benissimo a spendere tutte le proprie energie su quel fronte, però a questo giro in campionato sta facendo meno bene del solito, e sicuramente complice le tante assenze, però questa giornata qua ha fatto vedere anche un Sassuolo molto più spumeggiante anche sul piano del gioco. Sassuolo veramente in palla, che aveva trovato una rete con Berardi che poi è stata annullata, e poi ha trovato 2 gol con Ahmed Junior Traoré, che è un giocatore cresciuto tantissimo in questa stagione, un giocatore davvero di alto 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 livello. Ahmed Junior Traoré trova il suo 7º gol in campionato, facendo diventare questa la sua miglior stagione di sempre in Serie A. Il 2º gol tra l'altro veramente bellissimo, quindi niente da dire per il giocatore nero-verde. Un Atalanta che poi trova nel finale il gol di Luis Muriel, ma la notizia migliore forse per
la squadra bergamasca e Duvan Zapata che torna finalmente titolare nel primo minuto. Non una grande prestazione del colombiano, ma deve sicuramente ricarburare, però se già aveva giocato uno spezzone di partita a Lipsia, ritrovare la continuità in campionato può essere sicuramente fondamentale, addirittura per andare a schierare sia lui sia Muriel in campo nel ritorno giovedì contro il Lipsia, che sarà una partita scoppiettante che potrebbe voler dire praticamente finale di Europa League per Atalanta, dovesse passare il turno, perché credo dopo aver battuto Leverkusen e Lipsia l'unica squadra che potrebbe poi andare a fronteggiare questa Atalanta sarebbe il Barcellona di Xavi. Tra l'altro, piccola parentesi, Barcellona di Xavi che ha sofferto tantissimo la partita contro il Levante, che era andato in vantaggio, poi ha sbagliato anche un rigore, il Barcellona è riuscito a riprenderla 2-1, poi è arrivato il 2-2 del Levante ancora su rigore e poi nel finale è riuscita a vincerla il Barça con la rete di Luke de Jong. Ma un Barcellona che, nonostante stia facendo una seconda metà di stagione mostruosa, ha comunque i suoi piccoli difettucci. Quindi da questo punto di vista l'Atalanta non deve temere nessuno. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirci su Instagram per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!